L'ansia per l'esame si mischia all'emozione di tornare a scuola dopo mesi sapendo che sarà l'ultima volta, consapevoli di aver perso qualcosa che non potrà essere recuperato, perché quel venerdì 21 febbraio ci si era salutati pensando di rivedersi il lunedì successivo e nessuno poteva immaginare che per gli studenti di quinta quello sarebbe stato l'ultimo giorno di scuola della loro vita. Per fare la maturità ai tempi del Covid serve un grandissimo autocontrollo. Ma rivedere la scuola è stato sì stranissimo, però bello, cioè ritornare a scuola è così, ovviamente soltanto per un pezzettino. Diciamo che tutte le emozioni provate di 5 anni sono state, cioè, portate via così con purtroppo con questo virus così è stato molto pesante, però nonostante tutto mi mancherà tanto, tanto, tanto. All'uscita gli assembramenti non sono solo vietati, ma addirittura impossibili perché i candidati vengono convocati a un'ora di distanza l'uno dall'altro. Ci sono soltanto pochi incroci, quindi tra chi è appena uscito e chi si appresta a sostenere l'esame. C'è un po' di ansia, un pochettino. Poi vedendo loro che comunque hanno finito tutto, un po' di ansia c'è, però non vedo l'ora di finirla, anche io farla, cioè spero bene, nel senso. Credi in me e credo abbastanza bene, nonostante tutto. Come diceva lui, l'ansia era tanta, però nella sfortuna siamo stati anche fortunati in quanto abbiamo avuto una commissione interna e con i nostri professori che ci hanno aiutato fino all'ultimo giorno. Diciamo che c'è stata l'ansia all'inizio, ansia molto profonda, però tutto sommato quando sei lì ti rilassi un attimo, anche ho avuto la commissione di prof interni, quindi è stato molto positivo, quindi diciamo adesso sono libero.